Professor Fazi, l'AIFA parla di una presunta quarta dose di vaccino anticovid, ma è una scelta fattibile? Allora, si sta parlando molto della quarta dose. Ovviamente si stanno aspettando i risultati che Israele prima o poi pubblicherà in maniera definitiva, perché come sapete Israele sta facendo la quarta dose praticamente a tutta la popolazione, tra l'altro con un vaccino mRNA, perché loro hanno utilizzato solamente il vaccino Pfizer. E dato che noi, nella maggior parte dei casi, pure noi abbiamo utilizzato un vaccino mRNA Pfizer piuttosto che Moderna, quindi diciamo i dati relativi ai soggetti israeliani potranno appunto essere utilizzati per cercare di capire se è utile veramente fare questa quarta dose oppure no. Per cui ovviamente c'è un po' di dibattito e c'è qualche incertezza, nel senso che ci sono diciamo, grossi studiosi, anche autorevoli, che dicono che sia il caso di fare la quarta dose, altri invece che prendono un momento diciamo, di stasi per decidere effettivamente se è il caso di farla oppure no, o quando farla, perché potrebbe ad esempio essere fatta una volta l'anno. Quindi non solo la quarta dose, ma anche la quinta, magari nei mesi più freddi, così come facciamo il vaccino antinfluenzale nei mesi più freddi, laddove abbiamo capito che anche il coronavirus incide di più. Ci sono delle persone refrattarie alla malattia che sono state più volte a contatto stretto con i positivi e non hanno contratto il virus. Si stanno facendo degli studi su queste persone? Allora, una percentuale più o meno bassa di soggetti refrattari esiste per qualsivoglia malattia infettiva. Ad esempio, la malattia infettiva, dove è stata valutata la presenza di refrattari è appunto l'infezione HIV, che sappiamo è il virus di immunodeficienza acquisita che poi può dare la sindrome AIDS. E in questi casi si parla dell'1-3% della popolazione refrattaria all'HIV. Quindi sicuramente ci sono refrattari a SARS-CoV-2. Ora, si è fatto anche un gran parlare di possibilità di studiare i soggetti che teoricamente non potrebbero assolutamente prendere l'infezione, perché proprio non sono appunto refrattari, quindi a SARS-CoV-2, l'infezione denominata appunto Covid-19. Però al momento anche qui diciamo, studi che definitivamente abbiano indagato insomma, questa situazione non ve ne sono. Sicuramente qualora dovessero uscire appunto, degli studi specifici sui refrattari al Covid-19 sarebbe un gran vantaggio per la scienza perché potremmo cominciare a capire quali sono i meccanismi intimi all'interno appunto delle nostre cellule e del nostro organismo che impediscono al soggetto X piuttosto che al soggetto Y di non infettarsi di Covid-19.